Con Leo Gullotta ci troviamo all'interno del Teatro Politeama Boglione di Bra. Questa sera Leo Gullotta in scena con Bartleby lo scrivano, questo spettacolo che è all'interno della stagione teatrale 2019-2020 del Politeama. Allora, abbiamo il piacere di avere qui con noi Leo Gullotta, quindi come idea webtv.it siamo veramente molto contenti e partiamo dallo spettacolo, senza ovviamente spoilerarlo, perché bisogna venire in teatro a vederlo e bisognerà poi andare a vedere nelle prossime date. Che spettacolo è? Intanto è tratto da un meraviglioso racconto di una grande firma della letteratura mondiale che è Herman Melville, quello di Moby Dick. Questo è un racconto scritto dopo Moby Dick che per la prima volta in Italia viene fatto, viene tradotto, viene adattato teatralmente. Bartleby, lo scrivano, eccolo qua, questo è lui. Non sono io, io sono questo, ma Bartleby è lui. È un personaggio alieno particolare. La domanda. Il senso dello spettacolo è quello che lui dirà per tutto lo spettacolo, solo una frase: avrei preferenza di no. Ecco, questo ci dà la nota di fine spettacolo, ciò che viene donato agli spettatori. La domanda è: tu, spettatore, sei stato capace di fare delle scelte vere nella vita? Ecco, questo è il senso di questo spettacolo. Allora, che cosa vuol dire Leo Gullotta a teatro oggi? Cioè, che soddisfazione c'è da parte sua, insomma, di comunque gremire i teatri, girare i teatri e fare teatro? Perché oggi. Intanto la bellezza è quello di incontrarsi col pubblico, il teatro è un fatto importante in ogni città, una città senza teatro si dice che è una stalla, e invece no, il teatro convoglia, fa assemblare, aiuta le persone a riflettere, a pensare, sia con la lacrimuccia, sia senza lacrimuccia, sia col sorriso. Il teatro è fatto per questo, ma soprattutto per far incontrare la comunità. Farla stare insieme, ecco, soprattutto di questi tempi con delle ansie di fondo. Però quando ci sono ansie di fondo bisogna usare la testa, non l'istinto, la testa. La testa, non solo teatro, insomma, lei si è portato tra virgolette a casa tante soddisfazioni con il doppiaggio, con la televisione, insomma, un percorso Io faccio questo bello. mestiere da 54 anni e facendo questo mestiere naturalmente devo fare questo, la conoscenza di tanti linguaggi dello spettacolo, quindi il teatro, il cinema, la televisione, il doppiaggio, come dice lei, insomma tante cose fanno parte della mia professione, quello di dare, almeno con onestà, nel mio lavoro al pubblico e devo dire dopo 54 anni e 74 di età, insomma non posso lamentarmi, sono stato fortunato nella vita, ma l'importante è saper dare al pubblico sempre con onestà sia il proprio lavoro sia la propria persona. Sfrutto due ricordi miei personali, insomma, che insomma, la riguardano. Il primo, quando io ero piccolino, me la ricordo al bagaglino. Tutta l'Italia, tutta l'Italia. Il bagaglino è stato una cosa importante per gli italiani, li ha fatti divertire. Per la prima volta vedevano la presa in giro degli uomini politici, ma anche della televisione. Era fatta da professionisti, cosa che oggi, insomma, un po' manca. Nel frattempo sono passati più di 25 anni. E beh, è giusto tenerlo nei ricordi. Per una cosa che ha fatto crescere grandi bambini e che si portano positività nella mente. L'altra è un film che mi sarò visto un centinaio di volte, che è Cortocircuito, dove lei doppiava Johnny 5. Cortocircuito, Nuovo Cinema Paradiso, Vaillant, tantissimi film. Però Johnny 5 mi è rimasto nel cuore. lo so, e allora. Per i bambini, soprattutto per i ragazzi, è un film molto che li ha lasciati con il cuore, si sono legati con la macchina, ma siamo sempre di più in mano alle macchine, quindi quello era fantasia di cinema che sta diventando sempre di più realtà. Ultimi due aspetti, poi chiudiamo. Qual è l'impatto che ha avuto qui in provincia di Cuneo, nello specifico la città di Bra? Ah, squisitezza! Stasera, per la prima volta, io non sono mai venuto col teatro a Bra. Mi hanno detto che c'è il sold out in teatro, sono molto contento e spero comunque che Bartleby, lo scrivano, Che le somiglia. è lui, È lui. questo è lui, Però c'è somiglianza, però è lui. ma è lui, io sono invece questo, ecco,
Mi auguro che dia la possibilità di trascorrere una serata serena, ma soprattutto ritornando a casa, che li fa riflettere verso la vita, verso se stessi. Allora, dal lato della sua simpatia siciliana, ma dal lato soprattutto della sua esperienza maturata in questi 54 anni, quale può essere un ingrediente della ricetta per, insomma, appassionarsi a questo mondo a cui lei fa parte e magari poi, insomma, provare a buttarsi? Naturalmente questo lo dico ai giovani, che sempre più spesso c'è questa domanda. Dovete studiare. Bisogna studiare come in qualsiasi altra professione. Non si inventa niente. Più studiate, più avete frecce nel vostro arco per poter dimostrare. Il mio di mestiere non è quello che immaginate, non sono fotografie, non è gossip. Bisogna sapere, come in tutte le altre professioni, sia che studiate all'università e quindi medicina, chirurgia, dovete studiare, se no non potete tagliare, così per quanto riguarda l'avvocato. Ma anche per il salumiere, se non sa tagliare bene il prosciutto si taglia il dito. Quindi ascoltatemi, se volete applicarvi, appassionarvi a questo lavoro, se già vi appassiona, cercate di vederlo da vicino, però dovete studiare.